abbiamo una special guest, quindi un ospite speciale. Abbiamo Gaia De Laurentiis in collegamento con noi. Pronto? Ciao, buongiorno. Oh, buongiorno Gaia, siamo tutti più Gaia anche noi adesso che ti sentiamo. Quindi. Meno male, è un nome che ha un senso allora. Certo, ma vogliamo farti una domanda così a bruciapelo, ma è vero allora che l'amore migliora la vita? Ma dipende. Perché questa... Dipende che uso ne fai. Certo, certo. No, quindi non in assoluto. Avvelenartela la vita. Ecco, e là volevamo arrivare, infatti. Vabbè, noi innanzitutto li salutiamo. Io sono Alan De Luca, lui è Lorenzo Finelli. Lorenzo Finelli. Siamo qui per parlare qualche minuto con te di questo spettacolo teatrale che avrai al Cilea. Al Cilea, abbiamo debuttato ieri sera. Sì. È andata bene, ma insomma, il testo è strepitoso, a mio parere. Bene. Quindi è andata benissimo. È un testo molto divertente. È un testo molto cattivo, molto scorretto. E quindi divertente. E quindi molto divertente. Certo. Perché non è un testo che non mente, molto, molto onesto. E per questo è cattivo. Come avete trovato il pubblico napoletano? Abbiamo trovato un pubblico attento. Molto attento, si è divertito, ha reagito. Ecco, un pubblico sveglio. Anche perché questa commedia serve proprio a questo: a far reagire, a far pensare, a riflettere. Fa reagire perché ti mette un po' a nudo. Perché questo testo tratta proprio delle ipocrisie che abbiamo, ma non solo con gli altri, con noi stessi. E in questo caso sono i figli che insegnano qualcosa ai genitori. Ma in questo caso, ma non lo so, perché poi è un testo molto, a mio parere, intelligente, perché non ti dà ricette magiche, non ti dà nessuna soluzione, ti mette solo di fronte a quanto siamo tutti ipocriti, appunto, anche con noi stessi, come a parole accettiamo tutto, poi quando il problema ti capita a te, allora lì cade l'asino. E in questo caso si tratta di due coppie di genitori che si incontrano per parlare del fatto che hanno beccato a scuola i nostri figli insieme, perché sono due diciottenni omosessuali. Caspita. E allora questi quattro genitori, quattro caratteri molto diversi, che a parole tutti disposti ad accettare tutto, poi di fatto finisce in vacca. Come succede spesso, no? È un bel tema, intrigante, abbastanza. Intrigante, sono certa che il pubblico si riconosce chi in un personaggio, chi in un altro. E pur ridendo poi ti muore il sorriso in bocca, perché facciamo una gran figura di merda tutti, questa è la verità. Certo. I figli, ma sì, nello spettacolo non si vedono mai e sembrano fare una figura migliore, però siccome non è affatto un testo retorico, c'è anche la possibilità che i figli poi loro comunque anche facciano, insomma, non è che vuole mettere i buoni e i cattivi, questo testo, no. Insomma, si può essere etero e buonissimi, si può essere gay e cattivissimi, è chiaro. Questo. Certo. Il problema è accettare chi è diverso da te. Certo. Che è la cosa più complicata. È la cosa più complicata. Anche se razionalmente alle volte si accettano certe cose, poi emotivamente dentro di noi ci sono gli archetipi. Questo è il punto, però bisogna riconoscerlo che emotivamente non l'accetti e già stai facendo un passo avanti. È un passo avanti. Se questo è un lavoro scritto dal regista, da Angelo Longoni, che è regista e autore del testo. Come ti sei trovata sia con lui che con i tuoi compagni, no? Ettore Bassi e Giorgio Borghetti. Sono Ettore Bassi. Sì, Giorgio Borghetti. Giorgio Borghetti che fa mio marito e Eleonora Ivone che fa la moglie di Ettore. Mi sono trovata benissimo, a parte che ci conoscevamo, eravamo amici già da prima. E poi sono quattro grandi professionisti, quattro attori innamorati di questo testo. Perciò insomma c'erano tutti i presupposti. Il clima, l'atmosfera tra di noi è ottima e quando poi hai un testo che ti supporta così bene, il lavoro è facile da fare. È un po' come anche nel cinema, così, no? Se c'è una buona sceneggiatura, poi alla fine, insomma. Quando il testo c'è. Quando te l'hanno fatto leggere la prima volta, come hai reagito? Sei già innamorata subito del testo. Subito. Io chiamai immediatamente Angelo per dirgli sì. Assolutamente sì, subito. Malgrado. No, dico se lo so, succede perché malgrado facessi un po' di resistenza sul mio personaggio, perché veramente
è una di quelle rare occasioni dove hai la possibilità di fare un personaggio completamente diverso da te stesso. Beh, sono le cose più... E io l'ho odiata parecchio questa Anna, perché proprio è troppo, troppo lontana da me. Sì. È una sfida, si è messa anche... Ma sono cose che intrigano queste qua, proprio... Dal punto di vista umano l'ho odiata, dal punto di vista attoriale l'ho adorata, perché proprio si tratta di inventare tutto. Senti Gaia, io noi ti conosciamo, tu sei partita un po' di anni fa con insomma un personaggio parecchi ormai. Sì. Vabbè, noi diciamo un po' perché sai, è come se fosse ieri, quindi la conduzione leggera, un po' così, no? Frivola non nel senso deteriore del termine, nel senso di leggero, appunto, così. Sì. Poi hai fatto questo percorso molto interessante, adesso sei un'attrice bravissima. Cosa... Guarda, io parto a onor del vero, parto dal Piccolo Teatro di Milano, perché io ho iniziato col teatro e non ho mai smesso, neanche negli anni di Target, di Ciro, di Target, mai smesso. Perciò per me non è un percorso diverso, cioè io ho deciso scientemente di lasciare la conduzione perché a mio parere io non ho talento in quel senso. Tornare al tuo primo amore, all'amore originale, al tuo primo amore sei tornata. Quindi... Ma quello che secondo me insomma è stata la mia formazione, è stata quella la mia formazione. La conduzione televisiva richiede un talento che a mio parere non ho, perché in Target e in Ciro il figlio di Target erano dei lanci. Quella è una roba che se c'hai un bel musetto, un buon italiano e un po' di grinta, lo fai, non è che ci vuole un talento particolare. Diverso se devi condurre, invece fai 2 ore di diretta e lì voglio vedere come te la cavi. Certo. Sappiamo bene. Va bene. Senti, allora prossimamente cosa bolle in pentola? È una domanda così, però è importante, perché così. Dunque, riprendo a marzo lo spettacolo che ho fatto solo a Roma a ottobre, che si chiama Ti amo o qualcosa del genere, con Roberto Ciufoli, e lì è un testo completamente diverso, proprio comico, è una farsa molto divertente e andiamo in tournée con quello. E poi a maggio al Carcano invece riprendo l'Isistrata, e lì insomma sempre commedia, però insomma stiamo parlando di Aristofane, uno spettacolo che ho fatto per 2 anni e che riprendiamo a Milano. Sei un'attrice di una varietà impressionante, quindi ma il teatro bisogna fare in questo tutto. Momento ti permette, almeno a me, però insomma di rischiare di più, ti danno personaggi diversi, mentre mi sembra che nella fiction tendano sempre a darti cose che ti somigliano, comunque quello che il pubblico si aspetta da te. Quello che il pubblico ti ha visto per la prima volta in un modo e quindi poi la seconda volta funzioni e allora funziona. Però quando sono diverse trame o comunque diversi personaggi, per esempio prendiamo per esempio queste tre che tu hai appena detto, ti trovi meglio poi quando il personaggio ti si addice, oppure preferisci questo personaggio che hai fatto in questa nuova commedia L'amore migliora la vita? No, guarda, mi trovo meglio, ma un attore si trova meglio quando il personaggio non gli si addice, perché è tutto da inventare e tutto da costruire. E che poi tra l'altro pensare che un personaggio ti somigli, per cui è più facile, è un po' quando, sai cosa mi viene in mente? Quando si dice che lo spagnolo è una lingua facile perché assomiglia all'italiano, non è vero? Okay. È una trappola mortale. Poi pensi di saperlo fare bene, di parlare in spagnolo, invece ci metti solo una S finale. Hai capito? Per cui non viene fuori niente. In realtà non parli spagnolo, ma pensi di parlarlo. Okay, non costruisci un personaggio, non è divertente né per te che lo fai né per il pubblico che ti vede. Ok, quindi è più stimolante partire praticamente da zero, nel senso di ricostruirlo totalmente. Sì. Lo preferisco. Senti, Gaia, cosa diresti ai ascoltatori per invitarli a venire a teatro? Che è una di quelle occasioni in cui puoi divertirti facendo un ragionamento serio. Esci dal teatro che insomma è stato un buono stimolo. Bravo. Per poi pensare, ragionare e farsi un minimo di autoanalisi. E secondo me è quello che la gente vuole, è quello che vuole anche tutto ridendo, perché il pubblico ride anche molto più di quanto non mi aspettassi. Ma poi il pubblico è il momento anche di dare al pubblico qualcosa di sì di divertente ma anche di riflessivo, perché a Daphnista cosa che uno ride non deve pensare, non voglio pensare a niente, vado a ridere, non voglio pensare ai problemi della guadagna, non se ne può più. È anche un testo estremamente attuale, e non mi riferisco all'omosessualità, mi riferisco proprio in generale alla chiusura mentale e all'accettazione dell'altro. Che può essere una questione religiosa, può essere una questione politica o può essere una questione di generi sessuali. Vabbè. È un momento in cui forse manca l'apertura all'altro e, come io dico spesso,
tante volte basterebbe la buona educazione per salvare il mondo. Sì. Fare grandi ragionamenti. Grandi ragionamenti. Gaia, noi non vogliamo toglierti altro tempo. Sappiamo che sei al lavoro, che stai lavorando. Ti stai godendo anche un po' Napoli, no? Decisamente. Il bello delle tournée è che di giorno sei in vacanza. Radio Amore Napoli, noi siamo la radio di Napoli. Quindi noi siamo la radio del centro antico. Ecco. Noi siamo, abbiamo sede nel centro antico di Napoli e siamo proprio nel cuore della città. Ti facciamo nel centro storico, nel centro antico si dice, se c'è storico o antico. Poi sì. Io ci sono venuta spesso qui, sì. Sia per fiction che per teatro, ed è una città che amo molto. A parte che De Laurentiis, il mio cognome, mamma è napoletana. Ma sei parente? No. De Laurentiis cinema no. Potevi chiedergli qualcosina allora. Non è parente, quindi. No. Va bene. Allora, va bene, Gaia. Mille. Ricordiamo l'appuntamento quindi al Teatro Cilea. Da ieri ha debuttato al 3 dicembre alle ore 21. Però domenica è alle 18. Sì, ok. Spettacolo domenica 18. Noi allora invitiamo tutti i nostri amici a venire a vedere Gaia e tutta la sua compagnia, la compagnia Ettore Bassi e Borghetti e Leonora Ivone. Va bene, un bellissimo lavoro teatrale. Divertitevi e pensate, andate al Cilea. Grazie. Amore, migliora la vita. Grazie mille. Un abbraccio. Grazie, Gaia. Un abbraccio a te. Ciao. L'unione fa la scorza.